Bolle di sapone e magia, spettacolo delle meraviglie, musica e tanti dei per la 12ª edizione di Santa Lucia, la più bella delle tradizioni 2012. Promossa dall'Assessorato alla Cultura di Seriate in collaborazione con l'Assessorato al Commercio, sino al 5 gennaio immergerà in un'atmosfera da fiaba la città di Seriate. Positiva la risposta dei cittadini che domenica 9 hanno partecipato con entusiasmo alle diverse iniziative di intrattenimento organizzate per la festa di Santa Lucia. Come dimenticare lo spettacolo di Bolle di Sapone in piazza Bolognini e che dire di bancarelle, grotta gonfiabile, giostra in piazza donatori di sangue e degli spettacoli laboratori in biblioteca. Ma lo spettacolo continua e ce n'è per tutti i gusti, per piccoli e grandi. Tra le iniziative si ricorda il premio Bontà di Natale, Famiglia Capelli, il balletto Viaggio intorno al mondo e oltre degli allievi della scuola di danza Città di Seriate, mentre la banda cittadina il 21 dicembre sarà la protagonista del concerto augurale di Natale promosso dall'amministrazione comunale. Giovedì 3 gennaio al 21 al Cineteatro Gavazzeni il concerto di Buonanno con la fanfara Alpini di Scanzo Rosciate a cura dell'associazione Seriate per la ricerca. Il 5 gennaio, sempre sul palco del Cineteatro Gavazzeni, si chiuderà in bellezza con Il Mangiatore di Sogni. Racconto di avventure da incubo o da ridere, nel regno di Sonnonia, uno spettacolo di teatro d'attore, dalle atmosfere oniriche sul tema del sonno e degli incubi, da esorcizzare attingendo dall'immaginario dei bambini. Appuntamento atteso da grandi e piccoli, la manifestazione si conferma un appuntamento importante per Seriate, una festa realizzata per la città e dalla città.